Ciao bambini, in attesa di ritrovarci per una visita guidata o per un laboratorio didattico al museo, oggi vi racconto qualcosa in più sul chiostro del Bramante. Chiostro del Bramante. Chiostro è una parola che deriva dal latino e significa chiuso. È infatti un luogo chiuso tra quattro mura dove si poteva leggere, studiare, pensare, riflettere, alla luce del sole però perché è un luogo senza il tetto. E Bramante invece era un artista, un architetto che lo ha progettato. Arrivava da Urbino, arrivò a Roma proprio in un momento in cui Roma si stava rinnovando. E Donato fu chiamato proprio dal cardinale Oliviero a costruire il chiostro di Santa Maria della Pace. Accettò l'incarico e pensò ad una forma. Scelse il quadrato. Scelse il quadrato e vi dico un segreto: in realtà le arcate, la misura delle arcate del chiostro si ripete sempre uguale. Secondo Donato, questo era l'unico modo, quindi ripetere un modulo, una misura sempre uguale. Era l'unico modo per rendere un'idea di equilibrio, di armonia, di pace in un edificio, in un'architettura. Oggi il Chiostro del Bramante è un museo e attraverso delle mostre portiamo tantissime opere d'arte che arrivano da tutto il mondo nella città di Roma. Vi sarà capitato o vi capiterà di incontrare al Chiostro del Bramante tantissime opere di arte contemporanea. L'arte contemporanea è l'arte dei nostri giorni, fatta dagli artisti che vivono in questo momento, il nostro stesso tempo. E a volte vi potrà capitare di vedere anche degli artisti che lavorano all'interno del chiostro per realizzare proprio qui nel nostro museo la loro opera d'arte. E oggi anche a voi diamo la stessa possibilità. Potete scaricare il nostro supporto didattico e potete colorare con le vostre opere, con i vostri colori, con i vostri materiali il chiostro del Bramante. Noi siamo qui e aspettiamo il vostro progetto.